questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, mercoledì 2 settembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi ricorre Sant'Elpidio Abate, allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Le informazioni su di lui sono frammentarie e confuse. Pietro da Natilibus lo identifica con un eremita originario della Cappadocia. È venuto in Italia dove sarebbe morto. Lo scrittore Palladio lo ricorda come un eremita vissuto presso Gerico per molti anni in una spelonca. Altri pensano che si tratti del diacono di San Basilio, dell'Elpidio, ricordato nella vita di San Carotone. Una vita redatta verso il XII secolo e trovata in un leggendario della Biblioteca Capitolare di Spoleto. Non ha alcun valore storico, visto però che il suo culto è particolarmente vivo nel Piceno, dove diverse città portano il suo nome, l'ipotesi più probabile è che gli sia vissuto proprio in questa regione. L'etimologia del suo nome deriva dal greco e significa speranza. Il suo emblema è il bastone pastorale. Dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani, iniziando dalle pagine del Centro. La ragazza dilaniata dalle auto sulla A14, tragedia Giulianova e mia figlia, era il suo 19° compleanno. E a centropagina, domenica il via al campionato, parlano gli esperti, rinforzi giusti, questo Pescara è da Serie A. Nelle cronache la disoccupazione è al 13,6%, Abruzzo 9.000 occupati in più nel secondo trimestre e sulle cronache di Pescara intrecci Casa Monica, blitz per le Rom più belle. Spettacoli strada, la notte bianca in Viale Pindaro con tango e cibo e poi l'assistenza tagliata ai malati. Pescara, il comune di Mezza, i servizi sociali per 500 persone. Di taglio alto la scuola, la lotteria dei prof precari per 16.000 cattedre. E ancora il giubileo, il Papa dice amnistia santa e perdono per gli aborti. Ora invece vediamo l'apertura delle pagine del Messaggero dedicate all'Abruzzo. La carta d'identità per i clochard. Pescara diventeranno residenti e potranno avere diritto ad una casa popolare e all'assistenza, e l'iniziativa è frutto della collaborazione tra la giunta municipale e la comunità di Sant'Egidio. E poi l'Aquila, Palazzo di Giustizia, Mattarella l'inaugurazione. Si getta dal cavalcavia della 14, tir e auto fanno a pezzi il corpo. Giulianova, ragazza di 19 anni, si toglie la vita nella notte. La Sevel, un super 2015, record di produzione. Poi ad Avezzano la procura, i fatti di Tagliacozzo, razzismo, è stata aperta un'inchiesta. Ad Ortona l'ultimo giorno del punto nascita. E poi di spalla le sassate contro lo store del Teramo Calcio. Di taglio alto, Regione, Gerusalemme attacca Sel, centro-sinistra nella tempesta. Il calcio di Serie D, prima giornata è già derby con Avezzano e San Nicolò. E ancora il calcio Serie B, Pescara, Oddo soddisfatto, mercato ok, ora tocca a noi. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città, in apertura Campitelli che dice io non mollo. Sassi contro il Teramo Point e scritte contro il patron alla sede di via Oberdan. E poi centropagina, cronaca, 19enne si lascia cadere dal cavalcavia. Ancora il piromane delle auto colpisce ancora, 12 incendi dolosi dall'inizio dell'estate nel Teramano. Tortoreto scricchiola la maggioranza del sindaco Righi. E poi a Sant'Egidio trattare con Romandini, errore del PD. A Giulianova le scuole del Lido riaprono il 28 settembre. E di taglio alto Teramo, 50enne, sottoposta a TSO, barricata in macchina con una pizza in mano. A Giulianova Tari il comune prepara gli avvisi per gli chalet. E a Roseto un'altra turista stroncata da un malore al mare. Questi titoli di apertura, prima di sfogliare le pagine dei nostri quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Non sottovalutate il linguaggio del corpo, che con qualche piccolo disturbo vi sta segnalando stress e stanchezza. Toro, la giornata che avete di fronte si annuncia di vostro gradimento, animata e ricca di sorprese, ma anche di occasioni professionali stimolanti. La sfera sentimentale assicura momenti felici per chi è in coppia. Gemelli.
Castelli. Vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento. Il settore professionale è molto promettente. Lavorerete con entusiasmo e con finalità chiarissime da raggiungere. Cancro, aumento dell'ottimismo e rialzo dello spirito di iniziativa. Le vostre idee e intuizioni lieviteranno, cercate di sfruttarle al meglio. Negli ultimi giorni con il partner avete trascurato la bellezza del dialogo sentimentale. Leone, se avvertite stanchezza, ritagliatevi un po' di tempo da dedicare al riposo. L'astro dell'amore vi invita a rimanere con i piedi per terra. Se darete inizio a una nuova storia, non confondete un flirt primaverile con un rapporto importante. Vergine, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. Tutto bene per quanto riguarda le faccende sentimentali. Bilancia. Oggi che la Luna vi prende di mira con le sue stramberie e le sue spigolose quadrature, dovete più che mai restare calmi. Approfittate della bella stagione per muovervi all'aria aperta invece di restare chiusi in casa. Scorpione, la Luna cercherà di regalarvi il meglio in fatto di entusiasmo, specie nel rapporto con la persona amata. Le entrate che tanto aspettavate sono in arrivo, qualche vecchio conto sarà finalmente saldato. Sagittario, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace grazie ad un solido equilibrio emotivo, atmosfera serena ideale per dedicarsi al lavoro e a voi stessi. Capricorno, nonostante le buone intenzioni e l'impegno, non riuscirete a portare a termine ciò che vi eravate prefissati. Stress e tensione non vi aiutano a riaggiustare le situazioni critiche. Trovate i toni e gli argomenti giusti. Acquario, sotto il profilo professionale potrete prendervi una rivincita sui vostri avversari. Con un'intuizione geniale riuscirete a mettere a segno un ottimo affare. Con il partner potrete contare su una bella armonia. Pesci, siete la dimostrazione vivente in questi giorni che il buon umore influenza il benessere. La vostra serenità si rifletterà sulle attività. Avrete una grande voglia di dire sì a tentazioni e avventure. Iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani dalle pagine del centro. Si parla delle riforme. Cala la disoccupazione, PIL meglio delle stime. I dati Istat, il premier risulta. Non siamo la maglia rosa, ma siamo nel gruppo e nel semestre una crescita dello 0,6%. E la Camusso replica, basta brutta propaganda. E poi l'Unione Europea, no al blocco TASI, abbassate le tasse sul lavoro. Una notizia sull'Abruzzo, 9.000 posti in più, ma crescono i disoccupati, aumentano le persone in cerca di lavoro, segno di vitalità del mercato. Bene l'industria che si avvicina ai livelli pre-crisi che invece soffrono i servizi. Ma poi leggendo i dati Istat emerge che gli occupati sono 468.000, 9.000 in più rispetto ai 459, ma le persone in cerca di occupazione passano a 62.000 del secondo trimestre 2014 e l'incremento che spinge in alto il tasso di disoccupazione che sale al 13,6% contro l'11,9% dell'anno precedente, quindi c'è anche l'aumento della disoccupazione in realtà. Vacanza agli sgoccioli, la lotteria dei precari per i 16.000 da assumere, le immissioni in ruolo nella scuola, per uno su cinque la possibilità di trasferimento, dura la polemica tra la CGIL e i presidi e l'ANIEF annuncia pronti migliaia di ricorsi. E poi il ritorno in aula, le scuole francesi ripartono dai corsi di morale laica. Unioni civili, la maggioranza è divisa, oggi il DDL Cirinna torna all'esame del Senato, nuovo centrodestra punta i piedi, il Partito Democratico non arretra. Sulla riforma, bonus, supplenze digitale, un vademecum per i presidi. E poi si parla ancora di immigrazione, l'emergenza in Europa, caos a Budapest, i profughi dicono stop ai treni. Migliaia vogliono partire per la Germania, la
polizia spara lacrimogeni e l'Ungheria dice colpa di Merkel, lei nega responsabilità. Rivestito e abbracciato, questa è la storia di un migrante siriano salvato dai turisti. In particolare si parla di un ex top model che proprio dalla sua barca ha salvato quest'uomo, Mohamed, di 28 anni, un siriano che era in mare ormai da 13 ore lottando per la vita quando la modella e i suoi amici lo hanno visto e raccolto ormai quasi senza forze. E poi le immagini shock che arrivano dagli Stati Uniti dove i poliziotti uccidono un uomo con le mani alzate. Si parla di giubileo, le scelte, il Papa dice amnistia santa, perdono per gli aborti. Francesco in una lettera sulle indulgenze estende la facoltà a tutti i sacerdoti, rilanciata anche l'opportunità di aiutare i detenuti pentiti a reinserirsi. Marino, domani è il giorno del ritorno, il sindaco finisce le discusse vacanze, il Campidoglio torna al lavoro. E poi una notizia ed è quella dell'attore di Gassman che pulisce il vicolo sotto casa parlando con l'hashtag di Roma sono io proprio per la situazione in cui versa la capitale. Alessandro Gassman ha mantenuto la parola, armato di scopa si è dato da fare davanti a casa lanciando l'iniziativa Roma sono io. 1 ora e 10 di lavoro, il vicoletto quasi brilla, settimana prossima attacco la scritta in terra, scritto su Twitter. E poi i coniugi massacrati, non viene escluso lo stupro della donna. Palagonia per ora l'unico indiziato è Mamadou Camara. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. E a Rimini una ragazza quindicenne è in coma etilico dopo un party su una barca. Invece a Brescia 41enne uccide la ex fidanzata 18enne e poi si impicca. A Sassari, blindato, assaltato con i Kalashnikov, commando rapina, portavalori sulla statale 131, in fuga ci sono 8 banditi. E poi continuiamo a scorrere, si parla di Expo, superata quota 13,7 milioni. Una forte accelerazione nella vendita di biglietti nell'ultimo mese e Sala dichiara arriveremo a quota 20. E poi indici in rosso, la Cina spaventa le borse e le vendite auto ad agosto, FCA va meglio del mercato. Apriamo la pagina dell'Abruzzo, si parla di Camera di Commercio, parla Roberto Di Vincenzo, le Camere di Commercio, la fusione è una priorità. Il presidente dell'ente camerale di Chieti, dobbiamo stare con Pescara per risanare i conti e dare più forza ai nostri investimenti sul territorio. Valorizzare le energie, settori come il turismo non esprimono tutte le loro potenzialità. E poi un'idea per la città di Chieti, deve essere il riferimento culturale dell'area metropolitana. Nelle parole di Di Vincenzo poi anche un monito dove dice dobbiamo evitare che le camere di commercio diventino come le comunità montane. Il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Di Vincenzo, non poteva trovare immagine più efficace per indicare la necessità di fusione tra gli enti camerali di Chieti e Pescara, imposta dalla legge, resa urgente dai conti e dunque la necessità di mantenere e implementare le proprie funzioni. Eppure sulla fusione ci sono ancora dubbi e mal di pancia. Di spalla 5 Stelle, Marcozzi, la giunta dica di no all'inceneritore. E poi la rivoluzione del verde, più spazio al biologico in agricoltura e a tavola. Sono 1.400 le aziende certificate con in testa i produttori di olio extravergine e la regione dopo 5 anni di assenza lancia un bando da 30 milioni. Nella specifica si legge, queste sono le dichiarazioni dell'assessore Dino Pepe, la regione premia con 600 euro per ettaro coltivato o comunque finalizzato al biologico, un beneficio che ha per contropartita l'impegno a utilizzare il sistema certificato per almeno un quinquennio. Olio, vino, ortofrutta e zootecnia sono i settori contemplati nel bando. Se parcellizzati, annota Pepe, gli importi possono apparire esigui, ma se consideriamo che la regione sostiene un investimento pari a 30 milioni di euro fino al 2020, si capisce meglio la portata degli incentivi. E poi ovviamente ci sono le dichiarazioni a margine. Ronchitelli di Terra Sana dice i vantaggi, qualità e tutela ambientale. E invece Pasetti di Coldiretti dice ma è ecosostenibile anche chi non fa bio. Evitiamo gli estremismi per favore, non demonizziamo l'agricoltura convenzionale anche se il biologico è una filosofia del tutto condivisibile.
E poi l'allarme, l'assistenza senza soldi, dimezzati i servizi per 500 malati e disabili. Il Comune al Verde taglia l'assistenza domiciliare e il trasporto alunni con handicap, ridotte fino al prossimo marzo le ore per aiutare i cittadini non autosufficienti. Parla l'assessore Diodati, dice: siamo già d'accordo che verranno ripristinati i soldi mancanti. E qua c'è uno specchietto proprio con i tagli all'assistenza. L'assistenza domiciliare socio-assistenziale agli anziani, che comprende 400 utenti, l'assistenza domiciliare integrata, malati e invalidi, dei quali fanno parte 50 utenti, e poi il trasporto dei disabili, dei ragazzi disabili, che è quantificato in 100 utenti. Quante ore di assistenza venivano assicurate fino all'anno scorso? Erano 90.000 e il Comune spendeva 1.499.189 euro. Il servizio è scaduto il 6 agosto scorso, ma il Comune lo ha prorogato fino a settembre. Poi partirà la nuova gara d'appalto. E poi l'iniziativa a Pescara della carta d'identità anche per i clochard. Di Pietro dice: atto simbolico per garantire i diritti ai senza tetto. Ma chi paga? I clochard italiani che dormono alla stazione potranno finalmente riavere la carta d'identità, e l'iniziativa, che non ha precedenti a Pescara, è il frutto della collaborazione tra il Comune e la comunità di Sant'Egidio. Il documento garantirà ai senza tetto alcuni servizi essenziali. I costi di rilascio, 5,42 euro, ha spiegato l'assessore all'anagrafe Laura Di Pietro, inizialmente non saranno a carico del Comune né della comunità né degli interessati. E poi la domanda del centro: quindi chi pagherà le spese? Ancora non è stato specificato. E poi parla l'ex assessore Cerolini di Forza Italia, dice: è una stangata per le persone più deboli. Questo è sempre in riferimento al taglio dei servizi per i disabili e per la sanità. Esce un articolo d'approfondimento sui legami tra le famiglie Casamonica e quelle di Pescara, dove si racconta la storia nella quale si racconta che Casamonica facevano i blitz a Pescara per rubare le rom più belle. Ed ecco gli intrecci del clan di Roma in città: matrimoni con le ragazze di Rancitelli senza invadere gli affari dei Ciarelli e Spinelli, ma spunta una casa sequestrata. In particolare si sottolinea che non entrarono mai in conflitto le famiglie di Casamonica con quelle dei Rom di Pescara, perché vengono considerati Casamonica miliardari con i soldi e con la testa, e significa che mettersi in concorrenza con le famiglie Rom pescaresi per un mercato considerato troppo piccolo e poco redditizio se paragonato con quello di Roma fu sempre visto come un'inutile perdita di tempo, capace solo di provocare danni e non guadagni. E poi sventata truffa con lo specchietto: donna minaccia di chiamare i carabinieri e mette in fuga il malvivente. Questa era una denuncia partita la scorsa settimana dalle parti dei Colli, dove si parlava di questa truffa dello specchietto, e a quanto pare è servita, perché insomma è stato evitato il peggio. E poi il telefonino di padre Luciano è squillato a vuoto per 4 giorni, il giallo di Međugorje. Un mese fa la scomparsa del 79enne missionario di Civitella Casanova. I fedeli hanno chiamato il sacerdote dal 2 al 6 agosto senza avere risposta, e poi sono partite le ricerche. E Donezio va in missione in Albania, avvicendamenti tra parroci, domani si insedia il nuovo sacerdote di Cappelle. Per Pescara arriva l'assunzione da dirigente, il Comune accetta la transazione. Pier Paolo Pescara, architetto storico del Comune, sta per essere assunto in pianta stabile come dirigente dell'area tecnica. Ora ricopre questo ruolo con un contratto a tempo determinato. Si conclude così un lungo contenzioso durato ben 8 anni tra l'ente e il professionista. E poi in provincia il nuovo nucleo di valutazione. Parliamo di crisi, l'ente in crisi, si parla del Museo delle Genti d'Abruzzo. Da 2 mesi i dipendenti sono senza stipendi. Il Comune taglia i fondi e scatta il blocco, ma il Partito Democratico rassicura: resterò pubblico. L'iniziativa partiti corsi prescuola per i bambini, e poi risposta agli stipendi dei dipendenti del Museo delle Genti d'Abruzzo parla l'assessore Marchigiani. Dice: ci sono troppi debiti, perdite da 5 anni, meglio non ripianare. Forza Italia invece dice: i conti sono in ordine. Presutti del Partito Democratico dichiara: la crisi non dipende dal taglio ai finanziamenti.
E poi il degrado ai colli, il cimitero sporco. Attivassi scusa, un cittadino aveva denunciato la presenza di escrementi e rifiuti. Queste le denunce dei cittadini. Ai Gesuiti ci sarà lo show di beneficenza, domani conduce alle 21 in via del Santuario, in scena lo spettacolo Tutti insieme appassionatamente, altre sorprese, per il quale il ricavato verrà devoluto in beneficenza a un progetto che sarà realizzato in Albania, dove da alcuni anni si è trasferito l'ex parroco della chiesa di Cristo Re, Don Pino Piva. Lasciamo ora le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, per questa giornata si è parlato di una settimana dove ci sarebbero stati gli ultimi strascichi di caldo e poi erano stati annunciati peggioramenti, soprattutto dei rovesci e anche un abbassamento notevole delle temperature. Esatto Francesca, hai centrato proprio il quadro della situazione prevista, perché se da un lato fino alla giornata di ieri e nei giorni scorsi eravamo interessati da una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana, in queste ultime ore, già a partire dalla giornata di ieri, l'alta pressione si è notevolmente attenuata e ciò ha favorito e favorirà l'arrivo di masse d'aria umida di origine atlantica, inizialmente sulle regioni settentrionali, dove ieri ha dato luogo a delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, ma nelle prossime ore comunque questi corpi nuvolosi, queste masse d'aria umida inizieranno a spingersi anche verso le regioni centrali, interessando marginalmente anche la nostra regione, e lo faranno con degli annuvolamenti che inizieranno a manifestarsi già in mattinata nel Teramano e nell'Alto Aquilano. Tuttavia l'arrivo di queste masse d'aria umida favorirà un progressivo aumento dell'instabilità, che si tradurrà con delle formazioni nuvolose soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in particolar modo sulle zone interne montuose, dove nel corso del pomeriggio, tardo pomeriggio, potrebbero verificarsi dei rovesci temporaleschi in estensione verso il settore orientale della nostra regione, soprattutto verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Insomma, inizia ad aumentare l'instabilità, Francesca, che continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni. Nella giornata di domani assisteremo ancora una volta a degli annuvolamenti pomeridiani, poi però da venerdì, diciamo, il peggioramento inizierà a essere un po' più consistente, perché insomma arriveranno corpi nuvolosi un po' più compatti e di conseguenza, oltre ad annuvolamenti, saranno molto probabili delle precipitazioni che si intensificheranno ulteriormente nel fine settimana, tra sabato e domenica, perché l'aria umida tenderà a confluire con masse d'aria più fresca proveniente dall'Europa centro-settentrionale, quindi questo è un chiaro indice di un deciso peggioramento del tempo e anche di una generale diminuzione delle temperature. Quindi il weekend probabilmente, meteorologicamente parlando, sarà compromesso, perché insomma la confluenza tra queste due masse d'aria darà luogo sicuramente alla formazione di corpi nuvolosi piuttosto consistenti, associati a delle precipitazioni anche a carattere temporalesco. Quindi dopo il caldo, dopo le temperature ben al di sopra delle medie stagionali che si sono verificate, che si sono avute nei giorni scorsi, la tendenza è verso una progressiva diminuzione delle temperature, però più marcata, più sensibile nel corso del fine settimana, Francesca. Quindi insomma si torna in linea, ma probabilmente andremo anche al di sotto delle medie stagionali, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo con il sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito internet ufficiale, troverete tutti i bollettini aggiornati, come raccontato da Giovanni De Palma. Noi sottolineiamo sempre le quattro telecamere, le quattro finestre che vedete sulla destra, sulle quattro province abruzzesi, un po' da monitorare il territorio e sapere sempre quelle che sono ovviamente le condizioni sul nostro territorio. Suggeriamo sempre anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, questa è la pagina ufficiale, istituzionale di Abruzzo Meteo, troverete tutto quello che è presente nel sito internet ed è un modo per viaggiare informati a misura di smartphone o di iPhone. Noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete delle curiosità in più. Inizialmente lo scatto alle prime ore dell'alba, questa mattina Giovanni De Palma ha registrato oltre 22 gradi da Monte Silvano poco prima delle 6, ed è sempre un modo per capire come inizia la giornata, insomma,
quello che ci aspetta, e troverete anche gli strumenti di rilevamento di Giovanni De Palma, questo per gli appassionati. Vedete, questa è un'immagine dove ieri sera annunciava dei rovesci temporaleschi in arrivo in Abruzzo, in particolare qualcuno c'era scritto aveva raggiunto anche il litorale. E troverete soprattutto le segnalazioni degli utenti, molto importanti, perché viene postato sulla pagina di Giovanni De Palma quella che è la situazione sui diversi territori provinciali abruzzesi. Giovanni De Palma viene informato, ma ancora di più tutti gli utenti connessi alla sua pagina, ed ecco perché noi lo suggeriamo sempre. Giovanni, io ti ringrazio come ogni mattina per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani alle 7.20. Grazie Francesca, a questo punto ti auguro una buona giornata, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Andiamo a Chieti, si parla ancora dell'Ateneo, avevamo parlato della Casa dello Studente chiusa, e adesso arriva un'altra notizia, l'emergenza abitativa dei fuorisede, un accordo con l'ADSU per gestire lo studentato, proposta del sindaco di un patto con l'azienda regionale per il diritto allo studio, mentre si annuncia la prossima apertura della Casa dello Studente a Pescara. E poi dal lunedì alla Thales scatta la cassa integrazione per 66 operai. E poi ad Ortona, nascosti nella nave per 40 giorni, la storia dei 5 clandestini sbarcati ad Ortona e trasferiti nel centro di accoglienza di schiavi d'Abruzzo. L'ospedale Bernabeu, c'è stata una fiaccolata di addio per il punto nascita. Lo hanno salutato definitivamente con una piccola fiaccolata davanti all'ospedale. Il punto nascita di Ortona da ieri ha chiuso i battenti e per dire addio ad un reparto che per anni ha accolto al mondo nuovi bambini, i cittadini ortonesi si sono riuniti davanti al presidio ospedaliero in un ultimo gesto simbolico. Le notizie della Sevel, che punta verso il record di sempre. Ad Atessa l'andamento positivo per lo stabilimento Fiat, attesa la produzione di oltre 250.000 furgoni. E poi Carabinieri, si è insediato Ragucci. Andiamo a Teramo, orrore sull'autostrada, il corpo di una donna dilaniato dalle auto. A Giulianova i resti sulla 14 scambiati per quelli di un animale. Alle 11 la macabra scoperta degli agenti del COA. Forse è una ragazza di Tortoreto che si è buttata da un cavalcavia, ma serve la prova del DNA. E poi le testimonianze, una scena apocalittica che non scorderò, tante le testimonianze degli automobilisti, la maggior parte è rimasta scioccata da quanto ha visto, ed eccolo il racconto, una scena apocalittica che difficilmente scorderò. E poi ancora, erano le 14 passate, ho visto la testa appoggiata contro il guardrail, continua un'immagine che mi ha distrutto e non credo che dimenticherò mai, così come non scorderò tutto il resto che ho visto per diversi metri sulla corsia di emergenza. E poi in fumo il sogno della B, c'è tensione in città. È stato preso a sassate il negozio del Teramo. Danneggiate le vetrine, per la polizia si tratta di tifosi che contestano la società, ma non si escludono altre piste. I titolari di Alma Sport dichiarano: noi non siamo il Teramo, siamo solo persone che lavorano per campare. Spunta anche l'ipotesi Ascolana. E poi di taglio basso parla anche il patron del Teramo, che dice: violenza da condannare, i tifosi si dissociano dal gesto, un atto vandalico che di certo non aiuta a risollevare la morale. E allora la notizia ieri mattina era proprio questa delle vetrate rotte del negozio, ovviamente delle divise ufficiali del Teramo. Si attende di sapere se siano delle ritorsioni relative all'Ascoli, che ovviamente ha preso il posto del Teramo in Serie B, o se ci siano altre piste. Allora vediamo il servizio. Atto vandalico nella notte contro le vetrine, l'insegna del Teramo Calcio Point in piazza San Francesco. Sulla matrice del danneggiamento, su cui indagano gli agenti della Digos della Questura Teramana, che stanno visionando in queste ore le immagini delle telecamere a circuito chiuso, possibili per ora solo ipotesi. Una di queste ricondurrebbe all'attuale situazione sportiva del Teramo, condannato, come noto, da due gradi della giustizia sportiva a disputare il campionato di Lega Pro con 6 punti di penalizzazione dopo la revoca della promozione in Serie B conquistata sul campo. Un eventuale atto di insofferenza per questa situazione troverebbe conferma anche nella comparsa di alcune scritte minatorie sul muro dell'edificio che in via Oberdan ospita la sede del Teramo Calcio. Non si esclude però che possa trattarsi di un atto intimidatorio nei confronti di uno dei due titolari del punto vendita, attualmente general manager della società biancorossa e che è di origini ascolane.
e appresa la notizia, la Teramo Calcio, nel dissociarsi fermamente da situazioni violente che nulla hanno a che vedere con la compostezza e la civiltà del proprio pubblico, da sempre peraltro aperta al dialogo e al confronto con la tifoseria, esprime massima solidarietà e vicinanza agli esercenti del punto vendita, da anni preziosi ed infaticabili collaboratori del club, e confida nell'operato delle forze dell'ordine per risalire agli autori dell'atto vandalico. Ora andiamo all'Aquila, la storia, Rocca di Mezzo, un tesoro sepolto in casa, il muratore lo restituisce. La scoperta durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione a Rocca di Mezzo. Nel sacchetto mezzo chilo di gioielli, Daniel dell'Edil Fryer non ci pensa due volte. E ancora Trullis freccia con il motore aquilano, progettato all'Università del Capoluogo, il dispositivo per la monoposto elettrica di Formula 1. E poi a Villa Vallelonga trova l'impronta dell'orso sull'unotto dell'auto. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero e si parla della crisi di maggioranza alla regione. Gerosolimo, attacco a Sel, fin qui ha taciuto e ora difende la poltrona. Centrosinistra, l'aria si fa pesante. Abruzzo Civico alza la voce e Di Febbo replica: l'accordo politico esiste ancora, Rapino parli. Pronto a rinunciare alla poltrona di assessore ma non alla soluzione dei problemi posti sul tavolo, cioè cultura, società, partecipate, sanità e ambiente, aggiunge per la prima volta ufficialmente Andrea Gerosolimo. Non a caso, perché il siluro, partito ieri dalla segreteria di Abruzzo Civico, è diretto proprio all'assessore Mario Mazzocca, delegato all'ambiente e al suo partito SEL. I partiti minori della maggioranza, per 12 lunghi mesi rimasti silenti su queste tematiche, oggi si svegliano improvvisamente dimostrando di essere interessati più alla difesa di una prestigiosa poltrona che ad altro, attacca Gerosolimo, dov'erano quando noi ci siamo assunti l'onere di porre attenzione sull'intero governo regionale la questione del merito con il quale vengono assunte certe decisioni e dov'erano quando noi ci siamo battuti su importanti questioni di merito. E il capogruppo di Abruzzo Civico si dice sconcertato che il dibattito politico abbia preso una piega del tutto diversa da quella proposta, arrivando addirittura a minacciare nuove elezioni. Adesso basta, dice. E poi ci sono anche le ripercussioni, sempre se il Consiglio si terrà, perché a chiedere chiarimenti è anche SEL. Non sappiamo ufficialmente quali siano le ragioni politiche per le quali SEL debba uscire dalla Giunta e debbano essere unilateralmente disattesi gli accordi su cui si è fondata la coalizione che ha vinto le elezioni. E questo lo spiega Tommaso Di Febbo, il segretario regionale di SEL. Sulla questione del rimpasto di Giunta, annunciata qualche giorno fa anche dal governatore d'Abruzzo e per il quale è uscito il nome di Andrea Gerosolimo di Abruzzo Civico, abbiamo raggiunto proprio Mario Mazzocca, l'assessore all'ambiente, l'unico che rischia la poltrona. E allora proprio a lui abbiamo chiesto qual è la situazione e soprattutto perché è nata questa frattura con il governo d'Alfonso. Vediamo. Una crisi in corso, così la definisce Mario Mazzocca, che a tutt'oggi vede a rischio la sua poltrona di assessore regionale, unico rappresentante SEL in giunta e che attualmente potrebbe essere rimpiazzato da uno dei due esponenti di Abruzzo Civico, nel caso specifico Andrea Gerosolimo. Ma più che una spaccatura credo che ci sia una crisi che ha dato adito a una discussione serrata, ma che io credo che comunque ci siano le condizioni per poter risolvere beneficamente per questa maggioranza e per l'Abruzzo. Da cosa è dovuta la crisi tra SEL e il governo d'Alfonso? Ma fra SEL e il governo d'Alfonso non c'è crisi, la crisi se c'è l'ha creata qualcun altro, insomma. Noi abbiamo sempre svolto il nostro lavoro così come stiamo facendo anche in questi giorni, in maniera anche abbastanza serena, insomma, ma proprio nella consapevolezza che, voglio dire, il domani non dipende da noi, ma dipende da quelle che saranno poi le vicende della vita. Questo lo dico in generale, non solo per quanto riguarda questo frangente della politica abruzzese. La frattura non sarebbe sui meriti lavorativi, ci tiene a specificarlo, ma da una manovra che avrebbe sbilanciato la maggioranza. I due rappresentanti di Abruzzo Civico che reclamavano un posto, rafforzati dall'arrivo di Luciano Monticelli, rappresentante del Partito Democratico, diventa cifra 3, un 3 che mette a rischio la maggioranza ed ogni futura votazione. Ecco dunque su cosa si gioca la partita in regione.
Ancora polemica sul mare di Pescara, questa volta a parlare è il CNA che presenta alcuni dati. È stata un'estate bellissima ma con un neo Pescara. Il CNA dice un aumento di presenze del 20%, settembre fa sperare e l'EMI dice il caso dell'inquinamento ha portato una psicosi. Andiamo all'Aquila, il palazzo dell'ex Carispac, vicina alla gara d'appalto. Si punta all'aggiudicazione entro l'anno per uno dei complessi più importanti. Il restauro costerà 12 milioni di euro e in dubbio il ritorno della storica banca. E poi le erbacce sotterrano la leggendaria fontanella, questo di spalla alla fontana avvolta dalle erbacce. Siamo sempre sulle pagine di L'Aquila. Il nuovo tribunale ha avviato il trasloco. Il viaggio all'interno della struttura storica di via 20 settembre. All'inaugurazione ci sarà il presidente della Repubblica Mattarella. I locali saranno occupati a partire dalla prossima settimana e sarà il primo edificio del genere realizzato con criteri bioclimatici. La nota dolente è la questione dei parcheggi sulla quale sta lavorando l'assessore Capri. E poi spese del personale, sedi, il MEF stronca il parco. La donna schiacciata dalla mucca trasferita all'ospedale di Teramo, un incidente che si era svolto proprio dalle parti del Gran Sasso. E poi volantini razzisti, la procura apre un'inchiesta. A Tagliacozzo il procedimento contro ignoti per le frasi rivolte a tre romeni arrestati con l'accusa di furto che hanno presentato la denuncia. Il sindaco ha dichiarato una cosa di cattivo gusto, ma la comunità non ha problemi di integrazione. A Pescara la notizia anche qui dei clochard che diventano residenti e potranno avere la casa popolare. L'accordo con la comunità di Sant'Egidio siglato dalla presenza di Diodati e Blasioli. Già richieste 5 carte d'identità, più facile anche l'assistenza sanitaria. E poi parla anche la Polfer con l'operazione Clean Stations. Passa al setaccio la stazione, ovviamente, dove ci sono tantissimi senza tetto. Il WWF dice sì ai migranti se rispettano le regole. In particolare a parlare è Dante Caserta, che risponde alle polemiche di Forza Italia sugli ospiti al Lapis di Penne. E poi il Da Vinci no al trasloco, a Piazza Gru invece andrà l'alberghiero. Le 11 classi dello scientifico resteranno in via Vespucci e Leila Cheshaw dice dato un drastico taglio ai costi d'affitto. Risolti in parte i problemi dell'Ipsar De Cecco in via Passolanciano, il coreutico del Bellissario. E poi gli arredi a Pescara, telecamere a Montesilvano. Intesa tra il comune e la provincia, si parlava della sede della Croce Rossa che trova casa a Villa Fabio, il trasloco in visto per la Croce Rossa alla quale la provincia, alle prese con note difficoltà di bilancio, ha chiesto di lasciare i locali di Palazzo dei Marmi con ingresso su via Vezzano che saranno destinati alla polizia provinciale. E poi adesso apriamo la pagina di Chieti dove si parla del nuovo ospedale. Il freno della giunta costa troppo. Paolucci dichiara dopo l'incontro con Maltauro, non valutiamo un progetto con superficialità. La regione vuole maggiori chiarimenti su una spesa di 200 milioni di euro, investimento soltanto per la sicurezza e sul reparto materno-infantile. Ora l'obiettivo è far funzionare il polo del cuore, parla l'assessore con una governance poco attenta e si parla del punto nascita. E poi la Sevel verso il record di produzione. Le proiezioni danno alla fine dell'anno il superamento del traguardo dei 250.000 Ducato e i sindacati sembrano soddisfatti. È raggiunto anche l'accordo per gli incentivi economici del gruppo FCA. Uliano della FIM dice un risultato importante. Da giovedì in 45 lavoreranno con la formula del contratto weekend. Di Giuseppe Antonio si appella ad Alfonso, Adriatica in tilt, siamo 40 anni indietro. Il sindaco di Fossa Cesia insorge dopo il blocco della statale a causa dell'incidente sulla 14. E poi un detenuto dà in escandescenze e manda 4 agenti all'ospedale, successo a Vasto. Ci spostiamo sulla pagina di Teramo, scuole riaperte da ieri, i nidi per le altre, fervono i preparativi. C'è ancora un cantiere davanti alla Noè Lucidi, lo chiuderemo in tempo. E poi finiti i gioielli di famiglia per i compro oro, è crisi. Ferrante dichiara ci portano solo la quantità che basta a pagare le bollette. Ovviamente si parla di crisi. Non si farà più il palazzone sulla collina a Giulianova.
La Sport World ora lo realizzerebbe in una zona pianeggiante, al suo posto sorgerebbe un ristorante con mini albergo e la ditta è pronta a ricorrere al TAR. Il progetto non sarà approvato, tutto nasce dal mancato accordo con il comune. E poi anche qui la notizia di cronaca, la ragazza di Tortoreto si toglie la vita gettandosi dal cavalcavia sulla 14. Aveva solo 19 anni dopo la caduta sull'asfalto, il corpo è stato travolto da auto e tir e ridotto a pezzi. Una comunità sconvolta, ovviamente la notizia ha sconvolto tutta la comunità di Tortoreto, i genitori ne avevano denunciato l'allontanamento volontario. Non avendola vista rientrare la notte a casa e non riuscendola a contattare sul cellulare alle 13.30 di ieri, dalle scarpe da ginnastica, dal reggiseno ritrovati tra i resti, dal colore dei capelli, la famiglia ha riconosciuto la figlia. E poi apriamo ora la pagina dello sport con il Pescara. Oddo dice adesso tocca a noi, il tecnico del Pescara archivia il mercato con soddisfazione. La società ha fatto un gran lavoro in condizioni difficili. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi, ma adesso dobbiamo essere bravi e parlare in campo. Memusciai rimanda l'intervento e va in nazionale. E poi per ora andiamo avanti con il 4-3-1-2, ma nel corso della stagione la difesa a 3 sarà una risorsa. E proprio sul calciomercato del Pescara andiamo sulle pagine del centro. Campagnaro vale, garantisce Eusebio. Di Francesco, capitano dell'Argentina a Piacenza, dice umile, atleta, modello e forte. E l'anno scorso ha fatto i mondiali. E anche qui la notizia, Memusciai è out, ma va in nazionale. L'albanese infortunato dal CT De Biasi salta il passaggio di Pesoli al Catania. E allora su tutti quelli che sono stati ovviamente movimenti di calciomercato noi vediamo un servizio di Paolo Renzetti. Un attaccante di prima fascia ed un difensore di spessore che non ha bisogno di presentazioni. Gli arrivi nell'ultima giornata di mercato del bomber Andrea Cocco dal Vicenza e del 35enne Ugo Campagnaro rappresentano una dote importante per un Pescara uscito rinnovato rispetto alla passata stagione. Ai due innesti si aggiungono acquisti importanti quali quelli del libico Benali e anche dei vari Valotti, Verre, La Padula, Mandragora, Crescenzi, Fiamozzi, Mitrice e Forte, senza dimenticare i ritorni di Zampano, Fiorillo, Bunozza, Fornasier e la conferma di Gianluca Caprari. Ora la parola passa al campo con una squadra che, guardando gli altri organici, parte subito dietro le corazzate Cagliari, Cesena e Bari. Resta poi la garanzia tecnica rappresentata da Massimo Oddo che, dopo aver sfiorato la promozione con il Pescara in Serie A la scorsa stagione, riparte con l'entusiasmo e la voglia di affermarsi definitivamente. Il resto lo dovrà fare una tifoseria che ha sempre rappresentato il 12° uomo in campo. Tornando al mercato, che resterà aperto sempre per gli svincolati, fondamentale è stato anche sfoltire un organico che fino a poche ore fa era a dir poco numeroso. Con Nielsen, Chiara e Scisso sono andati via Milicevic, Pesoli, Barbuti, Rossi, Ciosic, Savelloni, Iannascoli, Ingretolli, Calore, Pretara e Buonaiuto. Domenica all'Ardenza di Livorno il primo esame con i toscani che proprio negli ultimi minuti di mercato sono riusciti ad accaparrarsi le prestazioni di Cristian Pasquato, accostato ancora una volta al Pescara. E ora Virtus Lanciano, Pucina Lanciano, c'è uno spirito che mi piace. Il difensore dice, il mio ritorno in bianco-azzurro? Solo una voce, non sono la ruota di scorta di nessuno. L'attaccante Marilungo dice, mi serve qualche settimana per tornare in campo. Ora invece quello che mette ovviamente in primo piano il centro, si tratta della nuova Serie B, il Cagliari favorito, ma per la promozione c'è anche il Pescara. In seconda fila biancoazzurri con Bari, Cesena e Spezia. Due incognite per il Lanciano, ma tutto per salvarsi. E poi il parere degli esperti. Ivo Iaconi dice Pescara, bel mercato. Insomma, dice il vero colpo è Cocco. Ora invece ci occupiamo di Teramo perché ovviamente non lascia in silenzio quello che è successo nella notte, ovviamente allo store del Teramo e soprattutto per la società, una società in Lega Pro, e soprattutto ora ci si interroga su quello che sarà il futuro della squadra. Campitelli dichiara io non mollo, sassi e insulti contro di lui, violenza, la Digo si indaga sulla scritta nei pressi della sede sociale e la Sassaiola contro l'infopoint della società in circonvallazione Ragusa. E poi l'episodio, il patron della squadra vuole guardare oltre il momento di rabbia, la violenza non fa parte dei nostri tifosi. E ieri pomeriggio c'è stato l'allenamento della squadra a Teramo
dove ovviamente l'attesa era per delle notizie in merito alla squadra. Vediamo qua. Campitelli, rifaccio il Teramo in 3 giorni. Il patron dice io non scappo, oggi si potrebbe conoscere la data dell'udienza al CONI. Il via nel fine settimana, rinviata al 16 settembre la sfida di Ancona. I biancorossi debutteranno in casa il 13 contro il Pisa. Molinari al lavoro per il mercato. Ovviamente ieri c'è stato nel pomeriggio l'allenamento allo stadio del Teramo e noi c'eravamo per sentire l'umore della squadra e anche del presidente. Vediamo. Presidente, ha smaltito la rabbia, la delusione, oggi più combattivo che mai per ripartire con il suo Teramo. Ma l'ho smaltita dal giorno della sentenza perché il mio popolo è un popolo che non meritava questa sentenza, perché sono stati straordinari, sono stati vicini. È stata una sentenza assurda, una sentenza dove si sono fatte per due persone, due presidenti, due modi di interpretare la cosa, quindi non diciamo altro, ma spero che il calcio italiano si possa di nuovo ricreare quel clima di neutralità, perché in questa sentenza non c'è stata. Quindi se due presidenti erano tutti e due colpevoli, sicuramente o tutti e due prosciolti o tutti e due in Serie D. Questo è il mio parere, però è stato così. Chiamatemi patron, perché purtroppo la presidenza sarà onoraria, però la proprietà rimane di nostra competenza. Ripartiremo alla grande, sabato faremo una conferenza stampa. Ci sarà un amministratore delegato con un gruppo di persone in questa nuova amministrazione che si sta creando. Ripartiremo da un Teramo ambizioso, un Teramo che cercherà di ben figurare in questa categoria, anche se con 3 giorni rifare una squadra ci ha creato immensi problemi, ci vorrà del tempo. Ci hanno fatto un danno economico enorme, però noi siamo duri, siamo abruzzesi e ci stiamo ricombattendo molto. Il pubblico da 10 e lode e quindi tutti insieme a questi ragazzi che hanno scommesso la vecchia struttura ancora nel loro Teramo, io ci credo, ci devono credere tutti, e tutti insieme, partita dopo partita, cercheremo di fare il massimo. Presidente, questa notte c'è stato un atto vandalico nei confronti del Teramo Point di Piazza San Francesco e poi sono apparse delle scritte ingiuriose contro la società proprio sotto la sede del Teramo. Lei come giudica questi fatti? In questo momento non li giudico, perché giudicarli ora sarebbe dire le stesse cose, gli stessi comportamenti che hanno fatto queste persone. Credo che loro in un momento di rabbia avranno fatto quella cosa, ma spero che tornino tutti in sé, vengano allo stadio, tifano il loro Teramo, perché anche loro, e tutti insieme dobbiamo dire grazie a questi ragazzi che non ci hanno abbandonato, insieme al loro grande allenatore e insieme al loro grande presidente. E dopo la sentenza ci sono state anche altre notizie, ovviamente quella dei giocatori che hanno rescisso il contratto. Allora guardiamo, Donnarumma dice scusate ma volevo la B, il bomber passato alla Salernitana, la compattezza dei tifosi è il ricordo più bello. È un'estate molto particolare per Donnarumma, il bomber campano ha iniziato a sudare con la maglia del Pescara nel ritiro di Pizzoferrato e ha proseguito con quella del Teramo prima di trasferirsi alla Salernitana 2 giorni fa. Capocannoniere della scorsa Lega Pro con 23 reti racconta il suo stato d'animo alla luce di ciò che è accaduto a Teramo. Tra le incognite ovviamente adesso c'è anche quella del mister Vivarini e del futuro del Teramo, di quella che sarà la nuova squadra. Come abbiamo letto c'è da rifare il Teramo e allora ieri proprio nel corso degli allenamenti Paolo Renzetti ha avvicinato anche il mister Vivarini e anche alcuni importanti calciatori del Teramo. Vediamo. Due parole su questa ripresa degli allenamenti, con quale spirito? Non è facile. No, ma parlo dopo la società, penso che ci sia un incontro tra la società, poi parlo io. Però due parole ai tifosi le possiamo dire? Ma che devi dire, mo c'è solo grande tristezza, grande delusione, c'è poco da dire. Vivarini resta a Teramo, sì?
Ma vediamo, dai. Ciao. La situazione non è una delle migliori, come abbiamo visto, siamo stati retrocessi, però cerchiamo di mantenere la testa giusta e ripartire dal prossimo campionato. Cosa vi ha detto il presidente, cosa vi ha detto anche il tecnico Vivarini? No, il presidente ci ha detto di formare una squadra forte per competere come fatto nell'anno scorso e riuscire a andare in Serie B un'altra volta. Questi ultimi giorni, in queste ultime ore, si era letto di una possibilità che Da Silva potesse andare via da Teramo, invece tu resti, e con quali motivazioni? Convinto della scelta? No, per ora non so niente, ci sono i miei procuratori che stanno facendo il loro lavoro e poi in futuro lo saprete. Da teramano cosa ti senti di dire? Un momento difficile, ovvio, però bisogna andare avanti. Sì, bisogna andare avanti, la delusione è ancora tanta, però il calcio è questo e quindi andiamo avanti. Mi dovrete incontrare a breve con la società per capire cosa fare? No, vabbè, la società già ci ha parlato, quindi già sappiamo quello che vogliono, quello che vogliamo noi. Adesso tocca rimboccarci le maniche e fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Cosa vuole il Teramo? No, noi vogliamo vincere perché appunto la delusione è tanta, quindi vogliamo vincere, vogliamo fare bene, adesso cercheremo appunto di ricominciare dopo questa batosta, però non sarà facile, però ce la metteremo tutta. Ricominciare con i tifosi al fianco che vi hanno mostrato grande vicinanza. Sì, sicuramente, affetto alla gente va sempre bene, poi quando giochi la domenica sentire loro che ti incitano è qualcosa di importante. Adesso tutti insieme dobbiamo stare uniti, e fare gruppo e cercare di rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E allora si pensa all'avvio del campionato di Lega Pro. Il Teramo inizierà domenica 13 settembre in casa contro il Pisa. I biancorossi sono stati inseriti ufficialmente nel girone B di Lega Pro dal commissario straordinario Tommaso Miele e prendono il posto della Y che identificava la 18ª squadra del girone. E il Teramo ritroverà sulla sua strada il Savona, il club implicato nell'illecito sportivo che ha privato i biancorossi della Serie B, che sostituisce il Torris. Nel girone A è stata riammessa la Pro Patria nel girone C, Monopoli, Catania e Messina in sostituzione della Vigor Lamezia. E allora con lo sport, come sempre, concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14 e poi questa sera alle 19. E invece Mattino 6 la nostra rassegna stampa tornano domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.